Accomodatevi, grazie. Stendi la tua mano su di noi, Signore. Bisogna fare un applauso, ragazzi, che hanno organizzato, anche il pastore Punto, il pastore Steffi, che hanno fatto un lavoro meraviglioso. I ragazzi sono tornati in casa altissimi. Per favore, tutti voi che siete là in piedi, tornate nei vostri posti. Io ero a Roma quando loro sono tornati da I Am Rev e c'erano già tutte le ragazzine di Roma che erano state nel ritiro, che sono venute a testimoniare: io sarò una rivoluzione, cambierò il mondo. E stanno facendo davvero un ottimo, meraviglioso lavoro con i vostri figli. Fate in modo di collaborare con loro. Dì alla persona che è vicino a te: collabora con i pastori dei giovani. Aprite le vostre Bibbie con me in Seconda Samuele capitolo 15. Seconda Samuele capitolo 15. E mentre state aprendo, io chiamerò Tina, che ha una testimonianza inerente a quello che i ragazzi hanno fatto. Ciao, ciao a tutti, grazie, basta. E niente, io voglio prendermi proprio un minuto streaming sito per dirvi quanto Dio sia grande e meraviglioso. Noi lo sappiamo, ma molte volte abbiamo bisogno che Lui faccia cose per ricordarcelo. Però Lui è meraviglioso. Io adesso, questo è il mio ultimo gospel del 2012, mercoledì parto, vado a Londra per 9 mesi per una formazione mia, per sempre riguardante il ministero, e tornerò a luglio prossimo, quindi 9 mesi sarò via. Per salutarvi voglio dirvi quanto sia stato meraviglioso Dio. Io ho fatto tutto in obbedienza, ho chiuso il contratto di casa, ho lasciato casa, ho fatto le valigie, ho messo via tutto. Dio mi diceva: vai a Londra in questa accademia. Io ho detto: Signore, però non conosco nessuno a Londra, non ho manco i soldi per andare a fare il viaggio, stare lì, affittare una stanza o niente. Però Dio mi diceva: fai la bambina e io farò tuo padre. Allora ho detto: ok, Signore, sarà difficilissimo, perché fare i bambini significa non preoccuparsi di niente, perché i bambini a casa non si preoccupano di niente, giusto? Chi è genitore lo può dire. E io ho fatto una fatica pazzesca, però fino all'ultimo ho detto: Signore, io non voglio limitarti con la mia preghiera di preoccupazione, non voglio limitarti in quello che tu farai. Tu mi hai detto che mi sorprenderai e io credo che tu mi sorprenderai. Ho preso forza e ho creduto fino alla fine. Bene, fino a lunedì scorso io non sapevo dove sarei andata a dormire. Tramite una mia amica che ha contattato un'altra sua amica, io ho contattato una signora che abita a Luton, vicino Luton. L'accademia è proprio a Luton, quindi già questo era un segno. E questa signora, parlando così al telefono, mi fa: ma tu cosa vieni a fare, cosa non vieni a fare? Lei vive affittando stanze, quindi è il suo guadagno. E faccio: guarda, vengo per il ministero per questo, perché lei ha sentito questo mio desiderio, questa mia voglia di lasciare tutto e investire. Lei mi fa: guarda, io non ci guadagno niente sulla vita di un figlio di Dio. Tu vieni, stai con me 9 mesi gratis per tutto il tempo. Gloria a Dio. E lei mi fa: dove mangiano 4, mangiano anche 5. Come se non bastasse, mi dice: io parlerò con una mia amica che ha un ristorante italiano sotto casa, appena arrivi tu avrai un lavoro come cameriera, avrai i soldi per andare in giro, per fare viaggi, non so, andare avanti e indietro. E non bastasse, perché io mi preoccupavo, dicevo: Signore, la metropolitana a Londra costa tantissimo, come farò? Soltanto di viaggio se ne andranno tanti soldi. Premetto, io sono uscita di casa che avevo 50 euro, mi hanno regalato il biglietto per andare a Londra, mi hanno regalato il cellulare, mi state ricoprendo di tanto affetto, di tanto amore, io di questo ne sono rimasta sorpresa. E la signora, guarda caso che caso non è, è Dio, abita a 20 minuti dall'accademia, quindi io azzero anche il costo della metropolitana. Dio è perfetto, se tu lo invochi egli si farà trovare da te. Se tu credi, la differenza sta nella tua attitudine nel credere in lui. Io ho creduto, ho fatto la bambina, lui ha fatto mio padre, ha provveduto a tutto e io sono felicissima di questo. Tornerò a luglio sapendo che racconterò grandi cose. E per adesso io vi amo, vi stramo, voi siete per me importantissimi, e vado via, ma non lasciando la mia casa,
dicendo semplicemente tornerò. Quindi pregate per me e ricordatelo, Dio è buono. Dio è veramente perfetto, eh? Mamma mia. Allora, aprite sempre le vostre Bibbie, se sono già aperte, in 2 Samuele capitolo 15. Chissà che l'amore non pensa male. Amen. Non è il titolo della mia predicazione. Volevo solo dirvi, a volte ci sono delle persone che senza fare le cose per male le fanno, perché pensano al bene. E quindi voglio fare due parentesi oggi. Una settimana scorsa sono venute le persone di Missione Possibile e vi hanno detto che vendevano una lotteria. Ecco, noi non crediamo nelle lotterie, noi non giochiamo, noi crediamo in Dio, non tentiamo la sorte ogni volta. Era un nome sbagliato. Loro adesso, purtroppo hanno già stampato i bigliettini, ma useranno un altro nome per dire fate un'offerta a Missione Possibile. Ok, perché alcuni mi hanno detto, vabbè, ma noi non giochiamo alla lotteria, ma giochiamo alla lotteria per la missione. No, è solo un nome non azzeccato, ok? Sicuramente nessuno ha fatto per male, quindi vi prego solo che quando sentite le cose prendetele di cuore. Anche gli esempi che abbiamo fatto, i ragazzi sono stati fantastici. Certo, non erano i migliori esempi, sono quasi tutti morti quelli che sono stati presentati. Quindi è ovvio, loro l'hanno fatto per dare un altro messaggio. Cioè il messaggio è, anche se le persone ti dicono tu non sarai nessuno, se Dio ha un piano per te lo sarai. Purtroppo queste persone poi alla fine non hanno fatto scelte meravigliose. Ma noi invece siamo figli di Dio e sappiamo che qualsiasi sia il piano di Dio per noi, noi faremo delle scelte magnifiche. Amen. Quindi faccio già la premessa, perché purtroppo l'uomo pensa male e prima che pensate male io vi aiuto a non peccare. Allora, il titolo della mia predicazione di oggi è La sindrome di Absalom. 2 Samuele al capitolo 15 verso 1. Dopo queste cose, Absalom si procurò un cocchio, dei cavalli e 50 uomini che correvano davanti a lui. Absalom si alzava la mattina presto e si metteva da un lato della via che conduceva alle porte della città. Quando qualcuno aveva un processo e si recava dal re per chiedere giustizia, Absalom lo chiamava e gli chiedeva: di quale città sei? L'altro gli rispondeva: il tuo servo è di tale e tale tribù d'Israele. Allora Absalom gli diceva: vedi, la tua causa è buona e giusta, ma non c'è chi sia delegato dal re per sentirti. Poi Absalom aggiungeva: ah, se facessero me giudice del paese, chiunque avesse un litigio o reclamo verrebbe da me e io gli farei giustizia. E quando uno gli si avvicinava per prostrarsi davanti a lui, egli gli porgeva la mano, lo abbracciava e lo baciava. E poi continua avanti e dice così. No, Absalom faceva così con tutti gli israeliti che venivano dal re per chiedere giustizia. In questo modo Absalom conquistò il cuore della gente di Israele. E 4 anni dopo Absalom disse al re: ti prego, lasciami andare, e così via. E poi lui a Hebron con 200 altre persone cercherà di fare un colpo di stato verso suo padre. Perché voglio parlare della sindrome di Absalom? Perché noi in questo tempo abbiamo detto che noi vogliamo cambiare la cultura della Chiesa in Italia, iniziando da noi. Quindi prima di cambiare qualsiasi altra persona, noi cambieremo noi. E noi vogliamo incominciare a cambiare la cultura del lamento, la cultura del gossip, la cultura della condanna, la cultura del giudizio che esiste in generale nel mondo, ma che nella Chiesa non deve esistere. Dì alla persona che è vicino a te, nella Chiesa non deve esistere. Quindi io non sto predicando a voi, la prima persona a lavorare molto e cambiare
sono io, inizia da me dei pastori e della leadership. Infatti noi stiamo facendo riunioni insieme, io con i pastori e con la leadership della Chiesa, confrontandoci per dire noi dobbiamo amare di più le persone. Dobbiamo imparare ad amare di più, perché la Bibbia dice: da questo vi riconosceranno, dall'amore che avete gli uni per gli altri. Magari evangelizziamo, facciamo, disfiamo, ma se le persone non si sentono amate, poco vale tutto questo. La Bibbia dice che saremo come un cembalo, faremo solo un suono di cristiani e di amore. Parleremo dell'amore, ma non ameremo. Amen. E l'amore ha delle caratteristiche molto interessanti che lo vedremo oggi. E userò questo passaggio di Absalom, perché Absalom era figlio di Davide. Davide era il papà di Absalom, ma Davide era anche il re di Absalom. E lui si è comportato in malo modo, non solo verso il suo re, ma anche verso suo padre. E ci sono delle persone nella nostra vita che agiscono, e sono sicuramente è il diavolo che agisce dietro a queste persone in un modo subdolo, dite com'è, subdolo, per distruggere le nostre vite. Allora, chi è che viene per distruggere la nostra vita? È uno che viene nel nome di Dio? Chi è? Chi è che è venuto per rubare, uccidere e distruggere? Quindi, se il diavolo agisce nella vita delle persone per rubare ciò che Dio gli ha dato, è stato Dio a dato il trono a Davide, è stato Dio a fare di Davide un padre. Allora suo figlio entra in ribellione, dite com'è, ribellione, verso suo padre. Il diavolo entra nel suo cuore e lui non è che inizia in un modo cattivo dicendo alla gente: mio padre fa schifo. No, 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 no. Lui inizia in un modo subdolo. Vedete, il male non arriva mai così: tararan, sono il male. Arriva in modi che tu quasi non capisci. La Bibbia dice nel libro del Cantico dei Cantici che le piccole volpi distruggono la vigna. Sapete che cosa vuol dire? La vigna, i grandi animali, là nei tempi di Israele, loro mangiavano l'uva, perché magari erano alti, ma non potevano distruggere la vigna, magari mangiavano l'uva. Invece anche le volpi già grandi, adulte, riuscivano a prendere i grappoli. Le piccole volpi invece, non riuscendo a prendere i grappoli, cosa facevano per mangiare l'uva? Mangiavano la radice, morsicchiavano sotto, fino a che la vigna cadeva e loro mangiavano l'uva. E allora era, a volte noi siamo preoccupati con le grandi cose. Oh, quello, stai attento, chissà cosa fa. No, 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 no. Piccole cose distruggono la vigna. Piccole volpe distruggono quello che Dio sta facendo. E in quale modo Absalom ha fatto questo? Allora, nelle porte della città era il luogo dove rimanevano gli anziani, cioè persone di esperienza, in genere delegate dal re Davide, o a volte il re Davide in persona per ascoltare i problemi del popolo. Vedi che allora il figlio cosa fa? Va vicino, lui non va proprio nelle porte della città, perché lui non può dire mi sostituisco a te. Va vicino, in un posto dove la gente passava. Quindi le porte della città erano qua e lui era in questo corridoio, qua. E quando la gente stava passando da quella parte, dalla strada, sicuramente stavano andando verso la porta della città per parlare con il re o con i delegati del re, con la leadership, con gli ausiliari del re, che avrebbero risposto a tutti i problemi che le persone avevano. Quando loro passavano, Absalom già diceva: ah, guarda, tu da dove vieni? Di qua, di là, di là. Senti, non c'è nessuno disponibile che potrebbe ascoltare proprio la tua causa. Non ci sarebbe un delegato proprio adatto a te per ascoltare la tua causa. Ma se io fossi il re, sarebbe diverso. Se io fossi il tuo leader, il tuo capo, quando io divento il re, tutta un'altra cosa. Io se fossi il re, perché la tua causa è buona e giusta. Allora, un giudice non dà sempre vinta a uno solo. Amen. In genere, una persona dovrebbe sempre ascoltare tutte le due campane. Amen.
E io vi dico questo da pastore, molte persone arrivano da me magari e mi dicono no, perché questo, sono arrabbiato. Se io ascolto quello, io dico certo che quella persona come ha potuto fare una roba del genere. Poi se io ascolto l'altra persona, in genere dico ha fatto bene ad aver fatto una roba del genere. Perché sembra sempre che tutte e due abbiano ragione, vi è mai capitato questo? Senti uno e dice ha ragione lui, poi senti l'altro e dice ha ragione lui. È per questo che quando due persone sono in conflitto, mia madre diceva sempre, se uno non vuole, due non litigano. Se ci fosse una persona migliore in mezzo a due che litigano, non avrebbero litigato. Quindi noi non dobbiamo, numero uno, mai ascoltare quando stiamo parlando di rapporti, una sola persona. Per questo che quando ci sono problemi nelle coppie, noi ascoltiamo separatamente il marito, poi la moglie e poi però li mettiamo insieme per confrontare quello che hanno detto e per vedere chi ha detto una bugia o chi forse ha interpretato male la verità. E da questo una persona, in questo caso erano i giudici della città, una persona che non c'entra niente, che non è coinvolta affettivamente, dite com'è affettivamente. Allora voi potete immaginare che se io devo dare un consiglio a mio figlio madre, e se io mi mettessi tra mio figlio e un suo amico, sarebbe difficile dare e dire che mio figlio ha sbagliato. Sarebbe giusto dire che mio figlio ha sbagliato, ma magari avrei cercato di difendere, no, ma tu non lo conosci, lui fa sempre così anche con noi, ma non lo fa mica per male. È per questo che in genere c'è una terza persona che non è coinvolta con le due parti, che ha un altro occhio. La Bibbia dice che noi non dobbiamo giudicare, dite com'è, noi non dobbiamo giudicare il cuore delle persone. Nessuno può giudicare la motivazione, perché solo Dio conosce la motivazione. Noi possiamo solo giudicare l'atto. Se una persona ha ucciso l'altra, io posso dire è sbagliato uccidere, ma io non posso dire il motivo per il quale lui è sbagliato. Io non posso dire quella persona è uno schifo, che cuore orribile, perché io non so il perché quella persona ha fatto questo. Amen? Quello sta a Dio, io giudico solo questo. Quindi la prima cosa dove Absalom sbaglia è che lui non è che dice, guarda, se io fossi il re, già è sbagliato dire se c'era un re, se fossi il re io avrei fatto meglio. Perché a volte quando ascoltiamo le persone, e la sindrome di Absalom è così, ah, quella persona ha fatto questo di orribile, ah, io non l'avrei mai fatto. Ah, quella persona ti ha trattato così male, io non l'avrei mai fatto. Ah, ti ha risposto con la voce, ha alzato la voce, ah, io non alzo mai la voce. Tu stai, ti stai mettendo in una posizione dicendo io sono meglio di quella persona, che in questo caso era tuo padre ed era anche il tuo re. Io, guarda, o magari dirà, ah, che cosa orrenda che ha fatto. Già questo era sbagliato. L'altra cosa sbagliata era la risposta che ha dato a quest'uomo. Se io fossi il giudice di questa città, il re, la tua causa è buona e giusta e io ti avrei fatto giustizia. Quindi non è che ha detto, beh, forse hai sbagliato anche tu. Tu sicuramente non sbagli mai e quindi io per te avrei fatto giustizia. Ha dato ragione a chiunque passava da lui. Chiunque veniva a dire, sai, c'è questa causa tra me e un amico. Loro andavano dal giudice per volere giustizia, ma anche magari per ascoltare, guarda che l'altro ha ragione lui. Invece lui continuava a dare ragione dicendo, hai sempre ragione, va tutto bene, se io prendo quel posto, io sicuramente sarò fantastico. E un'altra cosa che fa Absalom, che quella persona, visto che lui era il figlio del re, e in genere c'era un modo rispettoso all'epoca, poi dipende dalle culture, il modo rispettoso all'epoca di trattare con il re, e uno di questi modi era quello di chinarsi, come per dire sono alla tua disposizione, al tuo servizio. Qua dice che lui lo prende per mano e dice non devi chinarti davanti a me, vieni qua. E lo abbraccia. Un re non avrebbe mai fatto una cosa così, perché non era nell'educazione, nell'etichetta, ma lui voleva dire io sono uno di voi, io sono sicuramente meglio di mio padre, se tu fai re me. E così non ha fatto in un giorno,
lentamente. La Bibbia dice che per 4 anni, dietro le spalle di suo padre, cercava di convincere la gente che lui era il più buono, che lui aveva ragione, che lui era fantastico, che lui si comportava bene, e cercava di mettere in cattiva luce sia il re che tutti i delegati del re. Sapete, se voi andate un pochino più avanti in questa storia, voi troverete anche che Absalom va a cercare uno dei migliori amici di suo padre, che era Aitofel. La Bibbia dice un consiglio di Aitofel era come avere un consiglio di Dio stesso. Aitofel parlava e le cose avvenivano. E perché lui sapeva che Aitofel era arrabbiato con suo padre, è una predicazione che ho già fatto qua una volta. Aitofel era il nonno di Bathsheba, la donna con la quale Davide ha avuto una relazione e ha fatto uccidere anche il suo marito. Quindi sicuramente Aitofel ce l'aveva molto con Davide e non era riuscito a perdonare Davide, e quindi aveva un cuore rancoroso. E Absalom, sapendo che loro avevano litigato, va da Aitofel e dice: dai Aitofel, dammi un consiglio contro mio padre. E Aitofel, logicamente, essendo arrabbiato, gli ha dato un consiglio terribile. Ma qua vi voglio, perché Dio era per Davide. Davide era all'unto di Dio. Davide era secondo il cuore di Dio, e anche se il consiglio di Aitofel, anche il piano di Absalom e tutto il complotto che hanno fatto contro Davide non ha funzionato, perché se Dio è per te, non c'è nessuno che possa essere contro di te. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Dì alla persona che è vicino a te: se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Quindi, indipendentemente del complotto che il diavolo possa fare contro di te, nella tua casa, nel tuo lavoro. Io mi ricordo anni fa, quando ero al liceo, io pregavo con alcune persone del mio liceo che erano credenti. E c'era una donna che era una delizia. Io mi ricordo che lei era stata accusata di aver rubato i soldi della scuola da un ragazzo che tutti noi a scuola sapevamo che rubava. E quando l'hanno confrontato, lui ha detto: no, è stato lei. Ma come lui era un ragazzo molto ricco a scuola e suo padre era uno molto conosciuto, hanno dato la colpa a questa donna. Io mi ricordo il dolore di questa donna. Tu puoi immaginare, tu essendo una persona onesta, qualcuno che inizia ad andare dietro di te e creare delle cose per dire che tu hai fatto una cosa che tu non hai fatto, e andare in giro a dire alla gente, immagina il tuo cuore quando viene a sentire: mi hanno detto che sei un ladro. Cosa? Mi hanno detto che hai fatto questa cosa. Io? Immagina il dolore. Chi ha già sofferto dell'ingiustizia sa che cosa sto dicendo. Chissà cos'è il dolore dell'ingiustizia. Tutti i normali dicono amen. Prima o poi, se non sei passato, sei in coda, ci si passa. E quando c'è questo dolore del tradimento, quello era il mio amico, questo fa male al cuore. Amen? È per questo che noi dobbiamo, la prima cosa che dobbiamo fare per cambiare la cultura del lamento, la cultura del gossip, è cambiare il nostro cuore e fare in modo che il diavolo non possa usare anche noi contro le persone. Amen? A questo punto è ovvio che ci sono delle persone che il diavolo usa per lavorare attorno a noi, per distruggerci. Ma noi stiamo dichiarando una cosa: non preoccuparti, Dio è il tuo giudice. La morte di Aitofel, dopo aver fatto tutto questo, si è pentito, non sapeva, perché non è andato a buon fine il suo piano. Absalom, non è andato a buon fine il suo piano. Addirittura Aitofel alla fine si è tolto la vita, perché aveva fatto una cosa indegna, guidata dalla rabbia e guidata dall'odio. Dio ci ha chiamato a perdonare sempre. Io so che perdonare è difficile. Chi sa che perdonare è difficile? Quando è che è più difficile perdonare, una volta invece di un'altra? Eh?
quando ami. Tanto è vero che alcune persone dicono che l'amore e l'odio sono molto vicini, perché a volte ci sono delle persone che tu ami profondamente e le stesse persone tu finisci per odiarle. Che persone userà il diavolo per ferirti? Una persona che passa per la strada e ti dice sei uno stupido? No, perché tu dirai tu sei un pazzo che neanche mi conosce e mi dà dello stupido. Quando è che succederà? Quando sono persone che noi amiamo, perché così ci colpisce direttamente nell'anima, nel cuore. Per questo facciamo in modo che il diavolo non ci possa usare uno contro l'altro. Qual è l'antidoto? L'amore. Qual è l'antidoto? La sincerità. La sincerità, la Bibbia dice così, ciascuno dica la verità al proprio fratello. Dice ciascuno dica la verità al vicino, dica la verità al proprio fratello. Sta dicendo, se c'è qualsiasi cosa tra te e un'altra persona, corri a dire alla persona interessata. Un'altra regola importante per i rapporti è non parlare mai male di nessuno se quella persona non è presente. Perché è facile parlare male quando uno non c'è. È facile essere arrabbiato e sparare a zero. Io ho già visto questo dal vivo e penso anche te, che qualcuno arriva e dice no, perché questa persona e magari tu la fai sfogare e poi tu prendi e dici ok, parliamo allora con l'interessato. Allora prendi l'interessato e lo metti davanti a quello che ha detto io lo ammazzo. Quando sono davanti, quel mostro diventa un agnellino. No, no, ma tu hai detto che questa persona ha fatto questo. No, ma non volevo dire esattamente questo. Perché poi è la persona di fronte e dici, no, no, ma l'hai detto davvero. Hai detto che questa persona ti ha detto in questo modo. Allora la persona la guarda negli occhi. Sì, più o meno. Cioè non è che proprio negli occhi. O magari dice, no, ma... Però penso che non ha fatto per male. No, 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 sei venuto da me a dire che aveva fatto per male. La verità è che siamo codardi. Quando noi parliamo dietro alle spalle della gente, siamo meschini e siamo codardi. Parlo per te, parlo per me. Noi dobbiamo imparare, quando dobbiamo dire qualcosa, se qualcuno viene a dire, no, senti, non c'è questa persona, quindi non parliamo. Chiamiamo la persona qua, diglielo davanti. Perché se noi incominciamo a togliere questo cancro dalle nostre vite, incominciando da casa nostra, noi avremo una vita meravigliosa e impareremo ad amare la gente. Ricordiamoci, ciascuno dica la verità al proprio fratello. Dì alla persona che è vicino a te, ciascuno dica la verità al proprio fratello. Se c'è una cosa orribile, se c'è una cosa orribile, è che tutti sappiano qualcosa di te tranne te. Se c'è una cosa orribile che fanno i codardi, è che poi la gente arriva e dice, ah ma lo sai che non so chi dice questo di te? E dice, cosa? Ma se ho visto ieri quella persona e lei non mi ha detto che ce l'aveva con me. Perché non ha il coraggio di dirtelo in faccia, ha il coraggio solo di dirtelo dietro, allora è meschino. Chiunque parli alle spalle della gente, noi non dobbiamo ascoltare anche se fossero i nostri migliori amici. Perché una persona giusta, secondo la Bibbia, quando ha qualcosa contro qualcuno, lo dice a quel qualcuno, non va a dire. La sindrome di Absalom è la gente che va in genere a parlare di te, dietro di te, e non ha il coraggio di affrontarti. Absalom non ha affrontato suo padre dicendo, papà, io vorrei tanto diventare re, ho paura magari che diventi un'altra persona. Papà, io ce l'ho con te. Non ha fatto questo, non ha affrontato mai suo padre, ha sempre lavorato dietro alle sue spalle. Eppure il dolore del cuore di suo padre quando ha saputo, mio figlio Absalom, è lui che sta facendo. Sapete cosa ha fatto Davide? Ha detto, fuggiamo da lui. Ha detto, perché lui ci attaccherà. Sapeva del cuore di suo figlio. La sindrome di Absalom è quella che porta la gente a lavorare attorno alle circostanze. Quando noi abbiamo qualcosa che non va, e parliamoci qua tra di noi, capita sempre qualcosa che non va, sì o no?
Chi è sposato qua? Tu tutti i giorni sei d'accordo con tuo marito? O con tua moglie? Ogni giorno guardi e dici, ah, come siamo sempre d'accordo? Ci sono delle volte che vi arrabbiate? Ci sono delle volte che pensate perché l'ho sposato? Certo che ci sono. Ci sono delle volte che noi non abbiamo voluto avere i nostri genitori come i nostri genitori quando eravamo adolescenti? Ci sono delle volte che abbiamo voluto avere un altro genitore? Ci sono delle volte che volevamo avere altri figli? Volevamo avere altri caratteri dei figli. Durano pochi momenti. E quando è che passano queste cose? Quando noi ci siamo chiariti. A volte anche dopo una sana litigata. Ma tu hai detto così, no, ma io non volevo dire. Poi ci si vede e dice, beh, scusa, ho alzato troppo la voce. O piuttosto a volte hai detto delle cose cattivissime, perché quando noi siamo arrabbiati diciamo anche cose cattivissime, non dovremmo farlo, ma lo facciamo. E poi diciamo, no, però scusa, non è che lo penso davvero. E se non lo pensi davvero, perché l'hai detto che adesso sono a pezzi? Perché ero arrabbiato. E quando siamo arrabbiati diciamo delle cose che in fondo a volte neanche pensiamo, ma parla la nostra rabbia. Sapete perché con la famiglia noi cerchiamo di stare insieme, con i figli noi cerchiamo di stare insieme, con i genitori, c'è gente che ha litigato con i genitori da quando ha 0 anni, adesso la mamma ha 90 anni e ancora sta litigando con te, e tu però la vai a trovare e dici, ah, mia madre, poverina, un caratteraccio. Perché? Perché noi abbiamo un senso di famiglia. Questo è il motivo per il quale noi, anche se litighiamo, lottiamo per stare insieme. Perché abbiamo un senso di questa persona mi appartiene. La prima cosa che la Chiesa deve incominciare ad avere è dire queste persone mi appartengono. Dio è nostro Padre, noi ci chiamiamo fratelli. Tu non puoi da oggi dire tu non sei più mio fratello. Perché anche se lo dici, quello continua ad essere tuo fratello. Per questo quando c'è un problema, parliamo. A volte litigheremo, certo. Litigheremo anche quelli della Chiesa, certo. Litigheremo anche con i nostri mariti e le nostre mogli, certo. Ma poi faremo pace in nome di un'altra cosa. Dio ci ha messo insieme. E noi crediamo che quando Dio unisce le persone, nessuno può separare. Io credo che Dio fa dei patti con noi. Quindi noi non andiamo dietro a nessuno a parlare. Noi dobbiamo oggi fare un patto tra di noi. Io oggi concluderò questo gospel facendo un patto tra me e te, tra te e un altro. Uno, non andare mai dietro alle persone a dire niente. Io so che a volte noi abbiamo bisogno di sfogarci, qualcuno verrà a sfogarsi con te. Tu ascolti, ma non è che poi ascolti, va. Se ascolti, perché magari uno arriva, devi, sta piangendo, subito dopo ti dice chiamiamo quella persona qua adesso. O piuttosto vai a parlare con quella persona e impariamo una cosa meravigliosa, ingoiati il segreto. Come nella 007, questo messaggio si distruggerà nel giro di 10 minuti. Come se la persona non ti avesse detto, perché se c'è una cosa orribile è che una persona apre il cuore con te e tu prendi il suo cuore. Immagina, uno apre il cuore, una roba delicata, e tu prendi il cuore di quella persona e va a raccontare a tutti. Sapete che quello è così. Amen. Impariamo a ingoiare. Quando guardi, parli con le persone e dici questo messaggio si distruggerà nel giro di 10 minuti. Noi siamo persone che dobbiamo essere persone di fiducia. E poi ricordate, tu non fai del bene alle persone dicendo solo le cose belle. È molto importante però dirle. È molto importante dire le cose che vanno. Ma tu non fai del bene a tuo figlio se tu gli dici mamma, posso fare questo? Certo, posso fare questo? Certo, certo. Il papà magari gli vuole dire non fare, no, lascialo fare, poverino. Così crei un delinquente a casa tua.
La Bibbia ci ha chiamato a educare i figli, sia nella chiesa noi educhiamo le persone, sia fuori dalla chiesa, e l'educazione è fatta di a volte no e altre volte io comunque ti voglio bene, tu sei comunque mio figlio, io comunque non ti lascio. Dì alla persona che è vicino a te, io comunque non ti lascio. Perché noi non crediamo nel divorzio in nessun modo, neanche quello degli amici. Pastore, ma è sempre possibile andare d'accordo con tutti? Chi pensa che è sempre possibile andare d'accordo con tutti? No. Cosa dice la Bibbia? Chi lo sa? Facciamo un quiz. Dov'è che lo dice? Nella prima lettera di Pietro. Dice così: andate d'accordo con tutti per quanto possibile. Ci sono delle volte che tu vorresti chiarire con le persone e loro non vogliono chiarire. Ci sono delle volte che tu vuoi parlare con le persone per dire dai, finiamola, e la persona non vuole. Sicuramente la persona è ferita, ma noi non desistiamo delle persone, amen. Magari noi aspettiamo che il suo cuore sia meno ferito per parlargli. Però a volte c'è gente che ti chiude e fa non voglio più vederti, forse è anche colpa sua, forse è anche un suo problema, forse è di tutte e due, forse è anche tuo. Ma secondo la Bibbia, noi che siamo credenti dobbiamo voler sempre risolvere le cose. Solo che a volte, di alla persona che è vicino a te, a volte non è possibile. Chi è che renderà impossibile questo? Nel nome di Gesù, mai noi. Sarà sempre l'altro. Per quanto ti riguarda, se tu sei credente, devi sempre dire, per quanto mi riguarda, io cercherò di chiarire. Quindi se qualcuno non vuole avere un'amicizia con te, sarà un problema suo. Perché per quanto ti riguarda, tu come credente continuerai a chiamare, continuerai a vedere. A volte dobbiamo umiliarci, perché anche noi a volte diciamo, sai cosa ti dico? Tu non mi vuoi parlare, ma neanche io ti voglio parlare. Anzi, chi se ne frega, stai di là e speriamo di neanche ricordarti come ti chiami. Questi siamo noi umani. Come siamo noi spirituali? Io farò di tutto. A volte chiamerò quando non voglio chiamare. Perché la verità è che se noi riuscissimo a far pace con queste persone, quella persona sarebbe più felice e noi saremo più felici. Amen? Perché noi siamo cristiani e tu ci devi provare, ma non sempre è possibile. Io vi darò alcune regole per avere un buon rapporto. Regole, queste sono quelle basilari. Sono i comandamenti per i rapporti interpersonali che noi impareremo insieme. Primo, saluta tutti sempre in modo cordiale. Qual è il primo comandamento? Saluta tutti. Ah, ma quello mi ha trattato male, quindi non lo guardo in faccia. No, anche se lui non ti vuole salutare, tu lo saluti. Amen. Magari quello passa un po' così e tu lo fermi e dici: ti voglio bene, anche se tu non mi vuoi bene, io ti voglio bene. Quindi, primo comandamento, saluta sempre tutti in modo... Cosa vuol dire in modo cordiale? Ciao! Ciao, come stai? Se hai tempo anche come stai? Tutto bene? Secondo, sorridi alle persone. Fate vedere i denti. I cristiani fanno vedere sempre i denti. La gente è sempre incavolata. La gente entra in ufficio, non puoi essere anche tu incavolato. Entri in ufficio, sono tutti così. Allora entri tu. Pensa che luce nel tuo ufficio, tutti incavolati, inverno, fine novembre, oh, piovuto tutto il fine settimana, Dio lunedì, arriva lunedì, e tu arrivi così, buongiorno, e se non vi vedo, buon pomeriggio e buonasera.
Sapete, noi usiamo 72 muscoli per avere la faccia così. E usiamo solo 14 muscoli per avere la faccia così. Non è più facile. Usa quei 14. Saluta le persone. Uno. Secondo, inizia ad allenarti a sorridere. Sapete, ci sono delle persone che hanno imparato a casa a sorridere. Hanno avuto una famiglia che alla mattina si svegliavano sorridendo. Mio padre, per esempio, mi svegliava con l'acqua. Tutti noi, quando eravamo adolescenti. Mezzogiorno! Noi ridevamo, logicamente, perché era già mezzogiorno. Non era massimo. Però era ridere! Sapete che a volte facciamo delle battute. C'è gente che non capisce e non ride perché non ha imparato a ridere. Ti è mai capitato che magari prendi e fai una battuta e quello così? E tu dici, ridere era una battuta. Ah. Mettiti allo specchio, fai della ginnastica. Non è che devi essere una persona che però sei ipocrita, che mostra i denti ma dentro odi tutti. Amen. La Cantù avrebbe detto troppi denti. Ci sono delle persone che fanno finta di essere felice. Buongiorno. Non è una tecnica. Sorridi, perché Dio ama le persone, tu ami le persone, hai un lavoro in un tempo dove quasi nessuno ha più lavoro, Dio ti ama, anche se non hai lavoro, tu credi che Lui provvederà per te, quindi hai motivo per sorridere. La Bibbia dice, il giusto ride del suo avvenire. Quindi non ci interessa destra, sinistra, politica, verde, giallo, l'avvenire con Dio sarà buono, può essere anche difficile, ma sarà buono. L'altro comandamento, cerca di chiamare le persone per nome. Questo piace molto alle persone quando tu stai parlando con loro, anche se capisco, io sono una delle prime, che a volte quando vediamo troppa gente, è difficile, però richiedi il suo nome, parla della tua difficoltà, di guarda, come dice sempre il pastore Giulio, solo due neuroni, non funzionano bene, ripetimelo, racconta alle persone, lo so che mi hai detto 4 volte, forse nella quinta imparo, com'è che ti chiami Veronica? Senti Veronica, tu, senti, l'altra cosa, sii una persona disponibile, sempre pronta a servire. Se ascolti un bisogno, disponiti personalmente a fare qualcosa. Una persona è là, tu lo vedi là fuori e dice, oddio, mamma mia, sono in ritardo, dovrei andare in ospedale a trovare mia nonna. Ah, peccato, io vado a casa che c'è la lasagna oggi. Così, signore, io non ho sentito perché tu sai che la lasagna mi piace molto. Guarda, io ci avrei anche delle lasagne che possono aspettare a casa. Ti accompagno io all'ospedale. Noi adesso vogliamo metterci alla prova, perché adesso c'è la nostra conferenza. A volte noi chiediamo alle persone, c'è qualcuno che può ospitare qualcuno? Forse hai un sacco di posti, dici, gente a casa mia, mai. Non ci interessa se la tua cultura è del nord, del sud, del centro, del Brasile, della Cina, del Cile. La nostra cultura è quella della Bibbia e la Bibbia dice che noi dobbiamo ospitare la gente e poi aggiunge, senza lamentarci. Quindi, se una persona ha bisogno, Gesù, nella lettera agli ebrei, Dio ci dice che quando noi ospitiamo le persone, dice così, alcuni addirittura hanno ospitato degli angeli. Ti puoi immaginare che arriva un angelo a casa tua mandato da Dio, sarà una persona che ti benedirà e tu dici, no, no, casa mia non entra nessuno. Nella mia privacy. Chi se ne frega della tua privacy per qualche giorno? Facciamo amicizia, iniziamo a salutare i vicini, togliamo questa idea, i milanesi non salutano i vicini. Tu sei cristiano, non sei né milanese né siciliano, tu sei di Dio, tu sei cittadino del cielo. Saluta la gente. Quando arriva un vicino nuovo, impariamo. Arriva un vicino nuovo, facciamo come gli americani. Arriviamo con una torta e con una Bibbia. Buongiorno, io sono la vicina qua di fianco. Guarda, questa è una torta per darvi il benvenuto. E questa è una Bibbia perché è una cosa importante per la casa. E poi gli dice, se hai bisogno sono qua di fianco.
Se vuoi sapere dell'informazione sul quartiere, come funziona, dove è il panettiere, vieni, anzi, quando ti trasferirai porterai qua tutto il trasloco. Facciamo una bella cenetta. Perché dobbiamo essere degli animali? Perché è una cultura che ci ha imposto gli uomini. Noi siamo figli di Dio, i figli di Dio amano. Quindi se una persona ha bisogno, non è che inizi a dire, hai bisogno, aiutalo. Disponiti se tu puoi in quel momento personalmente ad essere la risposta del bisogno degli altri. Quindi primo comandamento com'è? Salutare tutti in modo cordiale. Secondo, terzo, chiamare le persone per nome. Quarto, sii disponibile. Quinto, sii cordiale, educato e semplice. Noi possiamo dire le stesse cose in modi diversi. Io posso dire così: senti Gianni, quel luogo è occupato, ti dispiace se ti metti un pochino più in là, perché oggi ci sono dei pastori. Come posso dire così? Gianni's mamma, non è mica il tuo posto quello. Come posso dire? Basta Gianni, esci da quel posto, non hai capito che non è tu. Ho detto la stessa cosa. Cordiali e semplice sempre. Noi non siamo degli animali. Anzi, smettiamo di insultare gli animali, perché alcuni sono anche più cordiali degli uomini. Quindi impariamo a dire, scusa, per favore, potresti fare questa cosa? Perché tu sei figlio di, ah, ma è il mio carattere. Non me ne frega niente del tuo carattere, uccidilo. Fai la volontà di Dio, fai la volontà di Dio. Un altro punto, quando qualcuno parla, mostra interesse per quello che sta dicendo. Magari fai anche qualche domanda, magari uno ti sta raccontando una cosa. Senti, non so che cosa. Cos'è quella roba? Ah, scusa, cos'è? Eh? Spegni il cellulare se stai parlando con una persona. Se ti chiamano, di davanti alla persona, sono occupato, ti chiamo dopo, perché la persona sappia che quello che ti sta dicendo è importante. Guarda negli occhi, fai delle domande. Davvero ti ha detto così? Com'è andata? Fai in modo che ti interessi. Io una volta ho pregato per una donna molto benestante in Toscana, no, non era Toscana, nelle Marche. E io mi ricordo che questa donna mi ha raccontato un sacco di cose della sua vita. Nella preghiera, quando pregavo per lei, ho pregato per ogni punto che lei mi aveva detto. Lei si è messa a piangere, non per la mia preghiera. E mi ha detto, è la prima volta nella vita, è una persona molto conosciuta, è la prima volta nella vita che io dico delle cose e le persone stanno così attenti. Non mi è mai capitato. Stai attento, ricordati. Magari vedi la persona e gli dice, allora come va quella cosa? E tu dici, no, si ricorda che gli ho detto 5 anni fa di quella cosa. Sì, se tu sei stato attento te lo ricorderai. L'altro punto. Sii generoso negli elogi e attento alle critiche. Quindi generosi, arriva una persona, generosi vuol dire impariamo, io non sto predicando a voi, anche io voglio imparare, voglio migliorare. Impariamo a dire cose belle della gente. Presenti un tuo amico, non dice solo questo è Gianone. Guarda, questo è un mio collaboratore, una persona fantastica che guida la Shelly Jesus School, che ha un cuore per il Signore meraviglioso. Veramente, se tu lo conosci, sarai contento. Questo ti aiuterà in 2 cose. Prima, lui che lo sta sentendo dirà, wow, questa persona mi vuole bene. Secondo, quello che sta sentendo dirà, non potrò mai parlare male di Giannone a quella là, perché li vuole troppo bene. E tu già eviti un altro problema, perché magari parleranno a un altro, ma dicono no, gli parla troppo bene. Iniziamo a incoraggiare. Io lo so che a volte ci sono persone che dicono, ma io sono una persona concreta. Anch'io sono una persona molto pragmatica. A me viene più facile fare cose che dire cose, perché non mi piace la gente che dice ti voglio bene e poi non me lo dimostra. Però la verità non è né la mia né la tua, è in mezzo.
dobbiamo essere pragmatici. La Bibbia dice: non amiamo solo a parola, ma con i fatti, in verità. Ma non dobbiamo solo dire: io lavoro dalla mattina alla sera per te, dovresti sapere che ti amo. Soprattutto se sei un uomo, ricordati, le donne amano le parole. Quindi vuoi avere una notte di fuoco con tua moglie? Davvero? Non saltargli addosso senza dirgli niente, perché non funziona. Ti dirà: ho sonno. Inizia a dire: ma quanto sei bella oggi. Ma che camicia da notte è questa? No, ma tu l'hai già vista. Non mi ricordo. Ma hai fatto qualcosa nei capelli. E lei, che pensava ad altro, inizierà senza volere, perché è un meccanismo automatico, a sciogliersi e dire: ha detto che ero così bella? Ma ti piace anche da questo lato? Oddio! Le donne amano le parole. Non tutte le donne, ma la maggior parte delle donne amano le parole, amano anche i fatti, eh? Non è che dovete condirci solo con due parole. Però anche gli uomini amano le parole, soprattutto in intimità, lo so perché me lo dicono. Non a me personalmente. Sì, perché tutti amano le parole, le donne un po' di più. Impariamo a parlare. Con le parole noi comunichiamo sentimenti. Amen. Quindi incominciamo. Noi non vogliamo cambiare questa cultura. Incominciamo a dire qualcosa di qualcuno e dire le cose buone. Questo non vuol dire che non ci siano delle cose brutte. Quando noi ci conosciamo, tutti sappiamo i pregi e i difetti di tutti. Parliamo. Ma non puntiamo gli occhi sui difetti. Puntiamo gli occhi sulle cose buone. Quello che cambia il mondo è l'amore di Dio. Nessuno vuole stare con qualcuno che ti dice dalla mattina alla sera: c'è il dente storto, pettinati i capelli, aggiusta le calze, cammina bene, hai parlato troppo, non è così che usa la forchetta, usi la forchetta in un altro modo, hai detto, hai mancato con un congiuntivo là, aggiungilo. Che non vuol dire che non lo devi dire, ma non lo devi dire 24 ore. Dai il tempo alla persona di migliorare. Altro punto. Considera i sentimenti degli altri. Esiste il tuo lato, ma esiste anche quello dell'altro. Quando tu litighi, parli, ricordati di metterti anche dall'altra parte. Perché tu vedi il tuo e dici: perché io sono ferito se mi dice così. Mettiti dall'altra parte. Beh, in fondo io ti avevo detto che sei uno stupido prima che mi dicessi così. Forse anch'io sarei ferito, forse anch'io chiuderei la faccia. Pensa dalle due parti. Gli altri punti per finire. Rispetta l'opinione degli altri senza imporre la tua. Puoi anche dire: beh, io non sono tanto d'accordo con questo. Se la persona vuole potete parlare, ma non imporre la tua. Non è così, punto e basta. Io credo che sia così o la Bibbia dice cos'ha. Ultimo punto. Non parlare mai male di qualcuno se questo non è presente. Io vi leggerò, perché vi manderò questa settimana su Passaparola, su Twitter e su Facebook, che adesso io ho tutte queste cose, anche se non le gestisco io. Io solo mando le frasi per dirvi. Alcune cose che dice la Bibbia sul nostro rapporto gli uni con gli altri. Farò una carrellata. Ci sono ancora alcuni che aggiungerò, ma inizio a dire solo alcuni che parlano del nostro rapporto tra noi e gli altri. Se prendi in genere gli appunti, puoi anche prendere questo. Allora, comandamenti nel trattamento reciproco. Prima, amate gli uni gli altri. Giovanni 13, 34. È un comandamento, dite com'è, un comandamento. Non posso scegliere di amare, devo amare. Quindi, dite com'è, amatevi gli uni gli altri. Secondo, accoglietevi gli uni gli altri. Romani 15, 7.
Benvenuto. Che bello, abbiamo anche un gruppo. Che bello che sei qua. Un altro. Salutatevi gli uni gli altri con un bacio santo. Romani 16, 16. Lo so che in alcune chiese si usa dire pace, che è una cosa che non è che non lo puoi dire. Ma la Bibbia dice di salutarsi con un segno di pace. Non è che tu puoi dire pace. Magari puoi anche fare un sorriso, dare un abbraccio, dare un bacio. Ciao, come stai? Un segno di pace. Qua dice con un bacio santo. Il bacio santo o oscolo santo era un bacio dato sulla testa, in segno di rispetto. 4. Curatevi gli uni gli altri. Prendi cura della persona che è vicino a te. Guarda, ha un po' di febbre. Curati. Lo chiami, ti è passata la febbre, o piuttosto c'ho una medicina, o piuttosto vuoi che preghi per te. 5. Sottomettendovi gli uni agli altri nell'amore del Signore. Efesini 5:21. Uno che ascolta l'altro quando noi diciamo e ti correggiamo e ti aiutiamo in Gesù. L'altro, sopportatevi gli uni agli altri con umiltà, pazienza e mansuetudine. Questo è un po' lungo in Efesini 4:2. Perché sopportarsi non è facile. Non è che devi sopportare così. Con mansuetudine, umiltà e pazienza. L'altro punto. Confessate i vostri peccati gli uni agli altri. Giacomo 5:16. Non diciamo solo le cose buone. Sapete cos'è la fine di questo versetto? Per essere guariti. Quando tu stai lottando con il peccato e lotti un giorno, due, tre, che dopo che hai chiesto perdono 100 volte non riesci a guarire, vuol dire che in quell'area tu hai un problema. Vai da qualcuno, dal tuo leader in chiesa, da un amico, e non tenere nascosto quello che non va, perché il diavolo lavora nelle tenebre. Metti alla luce, digli: ho un enorme problema con la lingua, aiutami. Non so perché, ma finisco sempre per parlare male degli altri. Ho un enorme problema con la pornografia, mi dai una mano? E quella persona inizia a pregare con te e dice: dai, smetti di vedere queste cose, usciamo insieme, digiuniamo insieme, così che noi potremo vincere queste cose. Amen. L'altro: siate benevoli e misericordiosi, perdonandoci a vicenda. Efesini 4:32. L'altro: non giudicatevi gli uni agli altri per non essere giudicati. Puoi dire: questa cosa è sbagliata, ma non il cuore, come abbiamo detto prima. Altro punto: non lamentatevi gli uni degli altri. Sono tutti comandamenti. Uffa, l'Adrianna. No. L'Adriana. Se ha sbagliato, cosa bisogna dire? Ehi Adri, dai, parliamo un attimo, sai. Poi, dopo che avete un po' litigato, risolvete, vi riamate, non è meraviglioso? Non sparlate gli uni degli altri. Sono comandamenti, eh? Sapete cosa vuol dire? Che se lo fai, stai? Non è un piccolo gossip, stai peccando. Ogni volta che dici: certo che quella persona in chiesa, che incubo, tu stai peccando. Ogni volta che tu non perdoni, tu stai peccando. Ogni volta che tu ti stai lamentando, tu stai peccando. Ogni volta che tu non confessi il tuo peccato gli uni e gli altri, tu stai peccando. Sono tutti nel Nuovo Testamento questi comandamenti. Poi, guardate di non essere consumati gli uni dagli altri, di non portarci alla disperazione, Galati 5:15. Non provochiamoci a vicenda. A volte sapete che anche con le battutine hanno sempre un fondo di verità. Bisogna stare molto attenti quando noi facciamo battute. Io amo fare le battute e si possono fare le battute e giocare, però ci sono delle battute che sono pungenti, no? Stiamo tutti aspettando uno, quello è arrivato in ritardo, ha chiesto scusa perché non è giusto arrivare in ritardo, e tu continui tutta la notte a dire: certo che quelli che arrivano in ritardo, cioè che... poi magari quella vede, scusa, non sono riuscito ad usare l'amore fraterno. Non invidiamoci gli uni agli altri.
ho trovato un bel lavoro. Io ancora non ho lavoro, perché a quello là un lavoro io no? Perché io voglio andare a Londra da un anno? Latina vuole andare a Londra da qualche mese, a casa, vitto, alloggio e cibo. Chi sono io, figlio di nessuno? Tina, che bello che Dio ti manda a Londra, che bello che provvede per te. Gloria a Dio, prega anche per me, anch'io ci vorrei andare. Amen. Sii felice, Dio ha un piano per le persone, Dio è controllo, Dio è buono. Impara ad essere felice con il successo degli altri. Non, questa è bella, Colossesi 3:9-10, mentite gli uni agli altri. Va tutto bene. No, oggi non va tanto bene, è una giornata un po' difficile. Anzi, prega per me. Io so che andrà bene perché Dio è buono, ma oggi è dura. Amen. Non è un peccato che oggi sia dura, va bene? Consolatevi gli uni agli altri, pensando che Gesù verrà a prenderci. Prima Tessalonicesi 4:18. Ah, è così difficile. Non preoccupiamoci, Gesù sta tornando. Tranquilli, tanto Gesù sta tornando. Finirà tutta questa roba, saremo felici, non ci saranno più tutte queste cose. Tranquilli, arriva. Istruitevi ed esortatevi gli uni agli altri, Colossesi 3:16. Guarda, questa cosa non va fatta proprio così. Gesù ci ha insegnato in un altro modo, con amore, con grazia. 18. Esortatevi ogni giorno affinché nessuno abbia un cuore malvagio e incredulo. Oh, ma non so se questo può succedere. Stai usando incredulità, abbi fede. Dio sicuramente ti aiuterà, abbi fede. Dai che ce la facciamo. Oh, ma io non so. Non puoi perdere la fede. Non smettere di credere. Ancora uno. Non c'è qualche uno. Siate capaci di ammonirvi a vicenda, Romani 15:19. Questa è bella. Parlatevi con salmi, inni e cantici spirituali, Efesini 5:19. Sta parlando di parlare con cose della Bibbia. Ah, ma io non so se ce la faccio. Oh, tutto è possibile in colui che crede. Ah, ma che difficoltà, non importa, lui ha detto che 1000 cadranno da una parte e 10.000 dall'altra, tu rimarrai in piedi, dai che ce la fai. Sto finendo, poi ci sono alcuni altri, ma finirò tra poco. Siate servi gli uni degli altri. Ah, ma io non porterò quella cosa perché ho già portato l'acqua. E allora? Sapete che io quando vado in bagno, in qualsiasi bagno pubblico, anche in aeroporto, nell'autogrill, se io entro e il bagno fa schifo, io lo metto a posto. È vero. Anche adesso, quando ero in aeroporto, ho fatto la pulizia del bagno. Sono entrata, c'era dentro il water, non so, 8 kg di carta. Sono andata a chiamare la hostess, ho messo più acqua, perché ho pensato, lo schifo che ha fatto a me, la persona che arriverà farà l'altro, io sono schizzinosa. E stavo servendo la gente, nessuno ha saputo. Oggi tutti siamo in mondo visione. Prossima volta che salgo su un aereo mi diranno, grazie signorina, grazie signorina. E io sarò famosa con lei che pulisce i bagni degli aeroporti. Lo faccio, non ti fa schifo? No, perché io penso che la persona che verrà dopo di me sarà schifata come sono stata io. È un mio modo di servire l'altro. La Bibbia dice fai all'altro quello che tu vorresti che fosse fatto a te. Io vorrei che qualcuno pulisse prima o poi i bagni degli autogrill. Adesso avete scoperto il mio segreto, perché vado sempre in giro con i guanti. Portate i pesi gli uni degli altri. È un momento difficile. Oddio, non ho lavoro. Prega per quella persona. Nella tua preghiera personale, Signore, prego per questa persona. Apri una porta di lavoro. Quando lo vedi, com'è? Ce l'hai fatta? Sei in giro, vedi un annuncio di lavoro. Chiamalo. Pinco Pallino, vai in questo bar. Guarda che c'è lavoro per te. Noi abbiamo una testimonianza bellissima in questa chiesa. Qualche settimana fa è venuta una coppia anche, che stavano andando in Svizzera. Sono amici della Maraisa. Lei doveva, è andata dal medico e il medico le ha detto che aveva un tumore all'occhio, doveva togliere l'occhio. E questa donna era disperata. Allora la Maraisa, che era una sua amica, ha messo su passaparola.
pregate per questa mia amica che ha un problema all'occhio, dovrà togliere l'occhio. Una persona ha visto il passaparola, che aveva già avuto un problema simile, Giorgio. Non è che ha letto e ha detto, anch'io ho avuto, che se ne frega. Ha chiamato e ha detto, c'è un dottore che ti può aiutare. Io sono stato in Svizzera da un medico fantastico. Questa donna, invece di togliere l'occhio, passa parola. Passa parola, abbiamo fatto qua noi. Questa donna è andata da questo dottore, io l'ho vista settimana scorsa a Roma, e mi dice, io non ho più tolto il mio occhio. Questo perché c'è stato qualcuno che quando ha letto il passaparola, il bisogno di uno, non ha detto, anche io ho sofferto di questo, che se ne frega. Ha preso il suo peso per sé. Cerco disperatamente una casa. Ma a me non mi interessa, io c'ho la mia. Vai in giro anche tu. Attento, guarda, dice, ho 5 minuti al lavoro, guarda in internet. Aiuta quella persona, poi manda il passaparola, guarda, ho visto in internet che c'è questa casa, ho già chiamato, vai a parlare, aiutiamoci, noi non siamo dei mostri, perché abbiamo già, ci siamo già accordati che non possiamo offendere gli animali. Non sarebbe tutto più bello? Può essere più bello, è così difficile quello che stiamo dicendo? Finisco, che so che la vostra pazienza sta finendo e non voglio... Siate ospitali gli uni verso gli altri senza mormorare. Prima Pietro 4:9. Tutta l'Italia vuole venire nella nostra conferenza di lode e adorazione. Registreremo un CD bellissimo, pieno di ragazzi disposti a dormire anche in piedi squattrinati, perché tanti sono squattrinati. Offri casa tua. Passa 3 giorni con una famiglia, con gente che viene da fuori, senza mormorare. Non è che offri casa tua e dici che incubo avere gente in casa, senza mormorare. Ah, ma io sono un divano, ottimo, meglio un divano che niente. Siate benevoli gli uni verso gli altri. Che cosa vuol dire questo? Buoni. Siate buoni verso le persone. Iniziamo ad essere buoni noi. E io voglio che noi creiamo una cultura, incominciando da noi, incominciando da me, dalla leadership, che davvero quando qualcuno inizia a parlare di qualcuno, noi tutti insieme facciamo così. Quando la gente inizierà a vedere tante dita così, capirà che non va bene. Il pastore Steffi, nella sua predicazione I Am Rev, ha coniato invece quello che i giovani ormai fanno quando qualcuno è maleducato, cuoricino. Amen. Non andiamo in giro dietro, non coviamo cosa. Pastore, ma tu non sai che rabbia ho nel cuore contro quella persona? Certo che so, secondo te non ho mai vissuto la rabbia, voglia di strangolare qualcuno. Ciccio, benvenuto in paradiso. Però dobbiamo essere là e pregare e dire non posso rispondere oggi se non lo ammazzo. A volte lo ammazziamo perché non ce l'abbiamo fatta, la nostra carne è stata terribile. Però poi è così meraviglioso aver fatto pace, avere un cuore libero. Dio vuole che tu abbia un cuore libero. La mancanza di perdono blocca la tua vita. La mancanza di perdono, sei là che dici sto pregando per un lavoro e non ce l'ho, forse perché non perdoni. Dio non benedice il peccato. Finché tu non perdoni, le porte sono chiuse davanti a te. Finché tu non perdoni, le cose non vanno avanti, l'economia non va avanti, la prosperità non va avanti. Libera questo benedetto cuore, chiama la gente, scrive lettere, non so quello che farai. Lo so che è lottare contro te stesso, ma se Dio ha detto che bisogna fare, è buono. Alzatevi. Guarda la persona che è vicino a te e digli, noi stiamo già migliorando. Perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori. E poi guarda l'altro e dice, scusa se non ti ho sorriso abbastanza. Così. Scusa se non ti ho abbracciato abbastanza. Diglielo, che approfitta.
ti sto aiutando, magari c'è uno che deve abbracciare là vicino. Scusa se ho sparlato, scusa se ho mentito. Ma prima di tutto questo, prima di chiedere scusa a loro, perché tu stai mancando di rispetto a un altro quando fai del male a tuo fratello, prima che a tuo fratello, a chi stai mancando di rispetto? A Dio che ti ha detto da padre, perdona tuo fratello. Se tu non lo fai, a chi stai disubbidendo? A tuo fratello o a Dio? Se Dio ti dice non lamentarti di nessuno, quando ti lamenti stai disubbidendo a tuo fratello o a Dio? Se lui ti dice ospita le persone senza mormorare, quando non lo fai stai disubbidendo a chi? Stai facendo un torto a uno che viene? Quindi la prima cosa che noi faremo oggi è: Signore, noi vogliamo fare una rivoluzione di educazione e di amore in mezzo a noi. A volte siamo maleducati, non sempre. A volte siamo fantastici. Perché io non voglio che pensiate poi adesso andate tutte a casa pensando sono un mostro. Neanche io voglio andare pensando di essere uno. A volte siamo magnifici. Veramente, io lo so, c'è gente così speciale in questa chiesa. Io a volte vedo delle persone e dico, mamma mia, ma che onore è essere pastore di persone come queste. C'è gente stupenda. C'è gente che vede un errore e copre, anche i miei. Perché la Bibbia dice l'amore copre, l'amore non scopre. L'amore non pensa male. Ti ha risposto male, ma non voleva rispondere, sicuro, te lo garantisco io. Torniamo ad essere come Dio vuole che noi siamo. Amen. Impariamo a parlare con le persone. Iniziamo a usare parole buone. E impariamo un'altra cosa. Quando abbiamo strapolato, abbiamo alzato la voce, abbiamo risposto male. Ah! E non so, eri un po' indemoniato in quel momento. Facciamo questa cosa qua. Non è tanto difficile, sembra, ma è difficilissimo. Inizia con la S, poi vieni la C, poi c'è la U, poi c'è la S e poi c'è la A. La diciamo tutti insieme? Scusa, non volevo, ma l'ho fatto, lo so. Perdonami! Alza le tue mani e dice con me, Signore, noi vogliamo migliorare. Signore, noi vogliamo migliorare. Signore, noi vogliamo migliorare. Signore, noi vogliamo davvero migliorare. È inutile che noi predichiamo la parola di Dio, evangelizziamo, cantiamo, saltiamo, qualsiasi cosa sia. Perché se noi non abbiamo amore, non vale niente. L'Apostolo Paolo ha detto, anche se io dessi tutti i miei beni ai poveri, se non avessi amore, non vale niente. Anche se desse il mio corpo a essere arso, senza amore, neanche questo vale niente. L'amore di Dio è già dentro di noi, prendiamo possesso di questo amore questa mattina. Di Padre, tu mi hai dato il tuo amore. Io voglio avere coscienza di questo. Vogliamo confessare che non è facile per noi. Vogliamo confessare che a volte vediamo delle circostanze e non riusciamo ancora ad amare come tu ami le persone, perché non conosciamo i loro cuori. Vogliamo confessare che rapportarci con gli altri non sempre è semplice per noi, ma vogliamo anche confessare a Dio che noi vogliamo migliorare. Vogliamo prendere possesso di questa grazia e amore che è dentro di noi e cambiare. Nel nome
nome di Gesù, nel nome di Gesù e nel nome di Gesù. Adesso inizia a mettere davanti a Dio, prima che tu vada a casa, a mangiare quelle cose buone che mangerai. Fai un passaggio veloce della tua famiglia, dei tuoi figli, delle persone che sono vicino a te, delle persone che sono con te in chiesa, nei gruppi familiari. Non c'è bisogno di passare uno a uno, perché se tu ce l'hai con qualcuno, quello nella fotografia vieni fuori da solo, con la manina dicendo "e io". E se c'è uno che è saltato dalla fotografia, fai in modo questa settimana, mentre tu esci da qua, di ubbidire Dio amandolo, di ubbidire Dio perdonandolo, di ubbidire Dio dimenticandoti, di ubbidire Dio onorando. Onoratevi gli uni agli altri, giudicate gli altri migliori di voi. Tu mi puoi dire: ma come faccio a giudicare un bandito meglio di me? Non sto parlando nell'azione, la Bibbia non parla di questo. La Bibbia parla dell'amore di Dio, dicendo: forse quello è anche un bandito, ma Dio lo ama profondamente. Io non voglio fare un appello, perché non c'è posto, perché veniamo tutti insieme. Vorrei chiudere questo gospel in un modo così. Se tu devi aggiustare con qualcuno, che tu vada ad aggiustare, ma che tu possa fare il giro della chiesa senza andare via e incominciare a abbracciare un po' di gente, anche gente che tu non conosci, anche gente che magari può essere un po' più emarginata. Sapete, noi abbiamo un gruppo di persone rom in questa chiesa, facciamo un gospel con loro, saranno, non so, 40. Io so che abbiamo un sacco di pregiudizi, ma noi non lo dobbiamo avere, giusto? Quindi, quando vengono qua, diamogli dei posti d'onore, trattiamoli come Gesù, impariamo ad abbracciare gente che magari tu non sei abituato ad abbracciare, impariamo a rompere queste cose. Per questo io vorrei chiudere così, che tu abbracci almeno 10 persone prima di andare via, persone che non conosci, che tu ti presenti, dica "ciao, io sono così, come stai?". Ma non un abbraccio così, tipo come è, un abbraccio di quelli che durano qualche secondo. E poi andremo a casa nel nome di Gesù. Grazie! Grazie a Dio! Grazie a voi! Grazie di cuore! Grazie! Grazie a Dio! Grazie a voi! Grazie di cuore!